E continuiamo a parlare di banche, sportelli chiusi in tutta Italia e migliaia di lavoratori in corteo a Milano, Roma, Ravenna, Palermo per lo sciopero dei bancari scesi in piazza con un'adesione del 90% per il rinnovo del contratto nazionale e contro gli effetti del decreto della riforma delle banche popolari che secondo Assopopolari comporterà tagli al costo del personale per oltre 1,5 miliardi e la perdita di 20.000 posti di lavoro in 2 anni. Alla testa del corteo di Milano anche il leader della CGIL Camusso, che ha annunciato nuovi scioperi e il coinvolgimento del governo se l'ABI non cambierà idea.